Ho presentato dei quadri importanti della mia ultima produzione di pittore in questa mostra di Sannazzaro di Burgondi che ho fatto su invito dell'amministrazione comunale per questo settembre sannazzarese 2008. Questo è un quadro che mi piace particolarmente commentare e al quale tengo particolarmente perché è stato scelto per accompagnare l'edizione del libro di storia di un notevole e eminente storico pavese, lomellino, Sandro Savini. È la storia di Sannazzaro, presa dal suo giornale, ci sono delle varie motivazioni, ma è una storia particolarmente significativa per tutta la Lomellina, questa ampia area di pianura lombarda fatta di risaie e di pioppi, di lunghi filari di pioppi ai quali normalmente faccio riferimento per il mio lavoro. Ma questo quadro ha qualcosa di più. Accompagna questo libro, che è un libro di storia, ed è la storia che racconta le vicende locali da proiettare poi in ambito più ampio e quindi da dilatare poi in un ambito più esteso, più generale, che è la storia, diciamo, della civiltà contadina o della modificazione della civiltà contadina in un arco di tempo che va dal 1890 al 1926, quando arrivò il fascismo. È un periodo estremamente importante perché l'uomo, il lavoratore, l'uomo dei campi, allora si rese conto di essere uomo, appunto, e quindi aprì delle dialettiche con il padronato e scoprì la sua identità, il suo essere individuo che partecipa alle vicende della civiltà contadina, dà il proprio lavoro al latifondista e quindi rivendica dei diritti, rivendica delle situazioni vivibili per se stesso e per la propria famiglia. È il periodo per fare una similitudine abbastanza nota, il fatto che in quel periodo nacque anche il grande quadro di Bellizza dal Volpedo, la Fiumara, che tutti conosciamo e quindi il riferimento è preciso ed è esattamente identico. C'è da notare che Volpedo, questo paese, diciamo, di nascita di Bellizza, è qui a 50 km circa da Sannazzaro, quindi sembra non casuale il fatto del libro con il fatto del giornale, il fatto del quadro. Siamo in quel clima. Questo mio quadro, accompagna la riedizione di questo libro. Accompagna la riedizione di questo libro con il suo rosso. Questo rosso splendente, questo rosso che abbraccia, questo rosso che ti accoglie, questo rosso che ti fa entrare dentro, questo rosso che è un transito, questo rosso che caratterizza con la sua passionalità tutta questa atmosfera, secondo me caratterizza benissimo il clima del libro, il clima del periodo. È composto si vede benissimo, con questa struttura non centrale, leggermente spostata, ed è fatto di colore, ho detto, è fatto di forma ed è fatto di materiale, come tutta la pittura naturalmente, però va commentato proprio in questo senso. Il rosso, ho detto, il rosso è un colore strepitoso, per me assolutamente prezioso, al di là di qualsiasi connotazione politica, è un colore che parla. Un colore che canta, un colore che deve essere assolutamente splendido, assolutamente pulito, bello, ti accoglie, ti abbraccia, lo ripeto ancora perché è un colore che ti fa entrare dentro, diciamo. Questa struttura caratterizza una forza che è aggiuntiva,
contrastante di questo ambiente, contiene in sé delle, delle strutture, diciamo, più definite rispetto ad altre, e poi esce fuori questa, questa sventagliata, questo esile fogliame, questo germoglio da questa struttura, potrebbe essere un albero, potrebbe essere un qualcosa di etico, di morale, esce fuori questa germoglia, questo diverso essere, questo andare fuori, questa incertezza di queste piccole foglie, non dalla forma ancora incerta, dalla forma ancora perfettibile. Io lavoro con materiali tradizionali, la pittura naturalmente, e poi dopo butto dentro degli elementi estranei. Degli elementi estranei che di solito sono cordini, sono delle stoffe, sono delle tramature, come in questo caso, che aiutano non tanto ad essere prezioso il quadro, ad a farlo prezioso, quanto il quadro diventi motivo di pensare il perché. Perché queste intrusioni? Le intrusioni appartengono alla logica di questo ambiente. L'ambiente, come tutti gli ambienti di civiltà contadina, si sono profondamente modificati. Anche questo si è modificato molto. Qui non vediamo più farfalle, lo dico con molta tristezza, perché manca proprio la gioia dell'estate. Non ci sono più lucciole, le nostre notti sono estremamente oscure, non ci sono più le cicale. Non ci sono più le rondini, i voli delle rondini che diventano sempre più rari e sempre più preziosi. Le rondini, oddio, sono tornate le rondini, le guardiamo con affetto, le guardiamo con nostalgia per chi è specialmente della mia età. Ecco, quindi abbiamo qualcosa che si rompe nella natura, qualcosa che si è intromesso, abbiamo delle contaminazioni. Si parla molto di contaminazioni in questo periodo perché la contaminazione è un qualcosa di grave. Ma allora io caratterizzo i miei quadri raccontando questo ambiente, accomunando pittura, e cioè facendo la tradizionale pittura, con l'intromissione di cose estranee che mi aiutano a raccontare la crisi e la sofferenza di questo ambiente al quale sono estremamente legato.